DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Buongiorno Enrico. Ciao. Buongiorno. Sì, devo essere sincero Enrico, non ero convinto di richiamarti perché già avevamo parlato abbastanza dell'Inter. Poi ho scoperto che eri ancora a Lardarello. Lardarello. E mi sono detto un povero uomo abbandonato a Lardarello. Non che possiamo. Attende 18 anni lo scudetto. E poi si trova in un posto bello, ma insomma, soffioni borracifici. Ma quello che senti in sottofondo sono uccellini? Sono gli uccellini, sì. Ma pensate, ma dov'è Lardarello? Lardarello è, diciamo, un po' lontano da Grosseto, però un po' lontano da Cecina, però lontano da Volterra, però lontano da Siena. Beh, un po' lontano da tutto, direi lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ecco. Bravissimo, bravissimo. Come canta la Sciura. Come canta la signora Andrea Mirò e già cantava il compianto Sergio Endrigo. Esatto, no, è un posto meraviglioso, però insomma uno che aspetta 18 anni lo scudetto preferiva essere a San Siro. Preferiva essere, no, c'era mio figlio Pico che mi chiamava da Piazza del Duomo. Ah, ok. Esaltato, il mio sogno, ma non so se la madre poi sarebbe stata d'accordo, era farlo festeggiare tutta la notte e poi scrivere la giustificazione martedì assente per festeggiamenti. Erano 20 anni che aspettavi questa battuta, Enrico. Sì, me la sono, ho avuto tempo di preparare. E Lardarello te l'ha rovinata. E Lardarello, no, bello. Fantastico, raccoglimento, eccetera. Andava benissimo in qualsiasi altro momento della mia vita. Senti, come sei andato a dormire ieri sera? Con un senso di soddisfazione, con la pancia piena, quelle cose lì? Ah, la vita in fondo non è così brutta o alla fine chi se ne frega? No, beh, insomma, era uno scudetto che prima o poi a questo punto doveva arrivare, ecco. Per cui, però, insomma, mi sono un po' commosso quando ho visto Moratti in televisione, simpatici, ragazzi simpatici. Quindi, insomma, è stato bello, vissuto da lontano, ma è stato molto bello. Senti, fare il tifoso di una squadra di calcio è un po' come essere tifoso di una rock band, più o meno, no? Allora, tutti quanti sono tifosi del frontman, del frontman, cioè del cantante. Certo. Però il vero tifoso, alla fine, si innamora, in qualche modo si affeziona al chitarrista, al bassista, al tastierista. Nel tuo caso, dato per scontato che il leader della squadra sia stato, che ne so, Ibrahimovic, piuttosto che... Sì, beh, a parte, diciamo, Zanetti, il capitano... Zanetti. Nel mio caso, quel chitarrista lì è Zanetti, perché Zanetti c'è sempre stato, cioè c'era quando c'era Gilberto, lui c'era sempre. E si pettinava già così, peraltro. Si pettinava già così, esatto. Imperturbabile, insomma. Vampeta. Esatto. C'era quando abbiamo cambiato 4 allenatori, capito, Castellini, esatto. Ogson, quell'anno lì lui c'era, insomma c'era anche da prima, no? Esatto, quindi Zanetti e Materazzi, eccetera. Però se devo andare a cercare proprio... direi che una grande scommessa vinta è Maicon, certo. Perché insomma Maicon e devo dire anche Maxwell, l'Inter a Terzini dopo Burnic, Facchetti e Breme, insomma non è stata fortunatissima, per cui abbiamo trovato forse due buoni apriscatole per la difesa avversaria. Bene, adesso cosa, secondo te cosa ti aspetta? Nel senso adesso... che tutta questa lunga attesa è finita, però da qui in poi... Beh, adesso tiferemo Milan, naturalmente, perché l'altra squadra di Milano... Deve assolutamente vincere la Champions. Ma quanto certo. Sei falso, Enrico. Per cui certo, insomma, c'è questa variante di vincere lo scudetto. Ma certo, ma voglio dire, ma Enrico, ma spiegalo a Linus. Allora, la Juve in Serie A, la Roma vince la Coppa Italia per fair play, il Milan vince la Champions e l'Inter lo scudetto. Certo, e voi sareste contenti in questo caso, vero? Schiavone giustamente mi faceva notare... che il finale della storia potrebbe essere che il Milan vince la Champions e quel giorno noi siamo a Milano e vediamo tutti i tifosi del Milan. Esattamente. Questo temo sia la chiusura della storia. Senti, vorrei chiudere la telefonata con te invece leggendo una cosa che ha scritto Gene Gnocchi in prima pagina della Gazzetta di oggi, che suona più o meno così. Brutta tegola per l'Inter. Durante i festeggiamenti per lo scudetto, Recoba ha riportato uno strappo ai flessori. Starà fuori 2 mesi. Vacanze rovinate. Esatto. Buona giornata, Enrico. Ciao, ragazzi. Ciao, Enrico. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.